Cenni di lettura tattile, architettura. Voce Aldo Grassini, presidente. Esplorazione tattile del Duomo di Firenze. Modello volumetrico in legno, altezza 28 cm. Esplorazione tattile della cupola, modello architettonico in sezione scala 1 a 75. Wow! Signore! Ciao! Ciao! È bellissima, guardate! Questi modellini architettonici sono indispensabili, direi, per una comprensione di un'opera architettonica. Però io voglio sottolineare che sono importantissimi, ma non sono sufficienti, nel senso che un'opera architettonica non è come una cartolina che uno la guarda, un dipinto che uno lo guarda. Un'opera architettonica svolge una funzione e la si capisce veramente se ci si entra. Quindi è un edificio, bisogna entrarci e bisogna quindi viverlo con tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, tutti i nostri sensi. Quindi io dico che l'architettura è sicuramente il genere d'arte più multisensoriale che ci sia. Questo è un modellino volumetrico. Per avere una buona conoscenza, una buona comprensione, diciamo, di un'opera architettonica, è opportuno, quando è possibile, ma questa è una fortuna, avere sia un modellino volumetrico che il modello più particolareggiato. Ora, in questo caso, il piccolo modellino non avrà molti particolari, però ci dà subito l'idea di com'è, qual è la struttura dell'edificio, no? Ecco, e quindi si può in questo modo vedere, insomma, lo sviluppo della chiesa, la cupola sovrastante, dove si colloca la cupola, si possono capire bene anche i rapporti volumetrici tra queste parti. Ecco, da questo spaccato possiamo addirittura esplorare con le mani l'interno della cupola, quindi avere anche un'idea precisa di come è costituita. Ma da questo punto di vista, la cosa, esplorando attraverso lo spaccato l'interno della cupola, è possibile capirne in maniera perfetta la struttura. Ecco, ma da questo punto di vista credo che sia interessantissimo, spostandoci ancora più in qua, vedere, proprio toccare con mano, potremmo dire, che questo monumento così straordinario ci propone in definitiva due cupole, una dentro l'altra, separate e con lo stesso tempo tenute insieme da questa struttura che è fatta, a me dà un'idea quasi della struttura di una barca, no? In modo da avere la saldezza, la sicurezza necessaria, la forza necessaria e al tempo stesso alleggerire il tutto, tanto che si dice che allora i tecnici dicevano che questa cupola così grande non avrebbe retto al proprio peso. Invece Brunelleschi è riuscito in questo modo a creare una cosa di questa dimensione e alleggerire il peso, tanto che insomma dopo 600 anni ancora è qua, viva e vegeta. Monica Bernacchia, Damiano Boriani, ideazione e coordinamento video. Nastasia Pescatore, Università degli Studi di Macerata, sottotitoli e traduzioni. Gama, Prescom, riprese e montaggio. Il video, nella versione accessibile, è stato realizzato con la collaborazione di Rai Pubblica Utilità. Interprete LIS, Devi Mariotti.